In onda, Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Buonasera gentili signore e signori e benvenuti al nostro consueto approfondimento settimanale di approfondimento Pianeta Oggi eventi nel mondo in studio Massimo Bonella qui a Fontana Fredda, trasmissione che va in onda, lo ricordo, in collaborazione con il network online di Radio Science TV al sito internet radioscience.it. Dunque, quest'oggi parleremo di denaro, del dio denaro praticamente. Sembra che tutto circoli attorno a questo. In nome del denaro si giustifica tutto, persino le guerre. In collegamento con noi da San Donà di Piave, Venezia, abbiamo il dottor Giovanni Signolin, che ricordo esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale, che saluto subito. Buonasera Giovanni. Buonasera Massimo, ciao. Allora, innanzitutto a Rosario. Ciao, buonasera Giovanni. Ciao. Ecco, innanzitutto ben ritrovato dopo un po' di tempo. So che tra altre cose questi tuoi argomenti sono molto interessanti, interessano parecchie persone, anche il nostro Rosario Moreno, che è in regia a Treviso, che io lo ringrazio perché gratuitamente ci ripete questa nostra trasmissione di Radio Piper Fontana Fredda nel suo network. Dunque, ecco, io ho detto che attorno al denaro gira un po' tutto, Giovanni. Ecco, ci puoi un attimino dare un po', come dire, un'immagine, cioè come gira attorno, come tutte queste cose girano attorno al denaro e perché? Beh, diciamo che questa società che nasce, poi la società che viviamo, che è la società di produzione capitalistica, che cosa differenzia dalle altre? La produzione capitalistica differenzia dalle altre dove, perché c'è la proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio. Una volta i mezzi di produzione potevano essere di più persone, adesso si sta centrando maggiormente tutto e con il movimento Occupy Wall Street, lo slogan 99% a 1% vuol dire che l'1% della popolazione mondiale affama il 99%, il resto. Ma è il sistema sociale che aggira tutto attorno a un meccanismo che si chiama profitto, che in realtà è il capitale, cioè investire una somma di denaro perché poi questa possa essere, a fine di un ciclo, possa essere maggiorata. E il fondamento non è che cosa produrre, se in armonia con la società e con l'ambiente. L'importante è produrre qualcosa. Il bisogno non serve molto perché poi si trova sempre, basta andare sul mercato, ci sono mille cianfrusaglie quando sono i mercatini, ti trovi sempre qualcuno che compra qualcosa, anche una cosa che personalmente non avrei, anche di pessimo gusto, non avrei mai comprata. E la finalità è vendere, cioè trovare un acquirente. Quindi la finalità non è la produzione, ma la finalità è il denaro. Questa regola sociale che la società si è data, no? Quella di investire una somma di denaro per poi averne di più,
è quella che regola il mondo, è quella che, per il momento, ed è quella che sta facendo sì che il mondo vada, sta andando allo scatafascio, perché la produzione non viene più regolata in base ai bisogni della società, della collettività, in armonia con l'ambiente, ma viene tarata solo in base a quanto denaro io posso ricavarne da questa operazione, perché il denaro, sappiamo, è una ricchezza in potenza, in divenire, non è di per sé ricchezza, perché la ricchezza viene data dalla produzione, dal prodotto, dal valore d'uso che il prodotto io ho costruito. E il denaro è in potenza, infatti il denaro lo devo sempre scambiare con altro, con i mezzi che poi con i prodotti, altrimenti rimane sempre in potenza ricchezza. E mentre mi preparavo un po' alla trasmissione di oggi, che tratterà uno dei prodotti che questa società produce, che sono le armi, no? Alla faccia dell'etica e della morale, no? Che tutti dovremmo rispettare l'uomo, i diritti dell'uomo, i diritti internazionali delle genti e via dicendo, quindi produce produce un prodotto assolutamente nullo, tranne che la forza costringe le persone ad assoggettarsi a chi ha il potere e la forza, e quindi anche le armi come forza. E sì, facevo questa espressione su etica e morale, me ne ho scritto due righe, scusate se le leggo. Cioè che, sì, diciamo, sentiamo, che ogni gruppo... sentiamo questa riflessione, queste considerazioni. Nel frattempo, scusami un attimo che apro una parentesi, che devo ricordare che per chi si fosse sintonizzato adesso, state ascoltando il programma Pianeta Oggi 20 nel Mondo, che viene onda qui dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda 93.8 e 88.800 per tutto l'Alto Adriatico, in stretta collaborazione con il circuito di Radio Sirius TV Network. Dunque, state ascoltando il nostro ospite con delle considerazioni molto interessanti, altresì importanti. Lui è, lo ricordo, il dottor Giovanni Sgnaulin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale. Prego, Giovanni. Dicevo due righe su questa riflessione sull'etica e morale. Dicevo che ogni gruppo di persone, ogni epoca storica, ogni organizzazione politica ha una sua morale e una sua etica. La società schiavistica considerava morale il possedere schiavi. La società medievale invece reputavano immorali le altre confessioni religiose. Alcuni popoli antichi consideravano morale il sacrificio umano e il cannibalismo. La Chiesa cattolica usava moralmente la tortura per estirpare il maligno. Engels, che è il grande amico di Karl Marx, su un libro che scrisse su Ludwig Feuerbach, dice: in realtà ogni classe, anzi perfino ogni professione, ha la sua propria morale, e spezza anche questa quando può farlo impunemente. E l'amore che deve unire tutto si manifesta nelle guerre, nei conflitti, nei processi, nelle liti domestiche, nei divorzi e nello sfruttamento più intenso possibile degli uni da parte degli altri. Ogni morale ha la sua etica, le sue motivazioni, le sue giustificazioni. Il capitalismo non si sottrae da questa logica, ma la sua morale è molto più semplice: il profitto. Nel capitalismo è morale tutto ciò che produce profitto, fino anche la guerra. Alcuni provano a migliorare la società in cui viviamo, attuano riforme, fondano società di volontariato, manifestano e si attivano contro l'ingiustizia del capitalismo, ma molto spesso le loro fatiche finiscono come il masso di Sisifo. Così come la storia viene scritta da chi vince, analogamente la morale l'ha letta chi detiene più soldi e quindi potere. Marx scrive nell'Ideologia tedesca: le idee delle classi dominanti sono in ogni epoca le idee dominanti. La classe che dispone dei mezzi della produzione materiale dispone con ciò, in pari tempo,
dei mezzi della produzione intellettuale, così che ad essa, in complesso, sono assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi della produzione intellettuale. E continua Marx, questo è molto bello, nel primo libro del Capitale, nel capitolo 24, la cosiddetta accumulazione originaria, riporta quello che quello dice uno scrittore della Quarterly Review. Dice: il capitale fugge il tumulto, la lite, ed è timido per natura. Questo è verissimo, ma non tutta è la verità. Il capitale aborre la mancanza di profitto o il profitto molto esiguo, come la natura abborre il vuoto. Quando c'è un profitto proporzionato, il capitale diventa audace. Garantiteli il 10% e li si può impiegare dappertutto. Il 20% e diventa vivace. Il 50% e diventa veramente temerario. Per il 100% si mette sotto i piedi tutte le leggi umane. Dateli il 300% e non ci sarà nessun crimine che esso non arrischi. Anche pena la forca. Se il tumulto e le liti portano profitto, esso incoraggerà l'uno e le altre. Prova, contrabbando e tratta degli schiavi. Ecco, questo è tratto dal Trade Unions, quindi Marx riporta questo per quanto riguarda il profitto. E il profitto, entriamo nel nostro tema di oggi, il profitto si fa molto con le armi, quindi chi detiene il potere, come si diceva prima, le classi dominanti hanno questa capacità, hanno in mano tutti gli strumenti di produzione, per cui anche la produzione intellettuale. Non pensiamo di noi di essere esenti, perché la televisione, i media sono quelli che poi ci creano il modo di pensare. Per esempio, quando ci vengono a dire siamo tutti nella stessa barca e tutto il paese deve unirsi per fare lo sforzo per uscire dalla crisi, ebbene, cosa vuol dire questo? Che non c'è più contrapposizione tra chi è sfruttato e lo sfruttatore, tutti nella union sacrée, perché le nostre merci siano competitive nei confronti degli altri, delle altre nazioni. Noi abbiamo subito, quasi senza colpo ferire, noi come lavoratori dipendenti abbiamo subito quasi senza colpo ferire la Job Act, che sappiamo cosa ha portato per noi lavoratori, e questo ha fatto sì che le nostre merci siano competitive, al di là del fatto che ha dissanguato le casse dello Stato. Ma la Francia, per esempio, sta facendo la stessa cosa, perché anche la Francia deve esportare, e quindi noi ultimi, quelli che poi alla fine produciamo i beni, ci facciamo alla fine guerra fra di noi, perché chi in quel momento detiene i mezzi di produzione è il padrone, ma il padrone ormai quasi non esiste più come figura. Esiste ormai l'amministratore delegato, ma l'amministratore delegato fa la logica del capitale, fa la logica del profitto, perché è un sistema, come abbiamo detto prima. Ebbene, ci sono le armi, anche queste, per detenere il potere, poi per far sì che anche soprattutto le persone, i più deboli, siano assoggettati e non si ribellino. Bene, queste vengono prodotte in gran massa. Uno dei grossi produttori di armi è anche il nostro paese, che dal 2005 al 2012 l'Italia è stata battuta solo dalla Francia nella vendita di armi, ed ha autorizzato 375,5 milioni di euro di esportazioni belliche in Libia, 177,5 milioni le consegne effettuate. Oggi, nel caos libico, non si sa più chi combatta con quelle armi. Il record di commesse del 2009 col governo Berlusconi:
fomentiamo la violenza in contesti di cui poi dobbiamo preoccuparci. È questo che dice l'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere di Brescia. E questa organizzazione che si chiama OPAL, che si può trovare anche su internet, sul sito www.opalbrescia.org, è un'organizzazione cattolica che si questo non toglie il lavoro che hanno fatto loro di ricerca, loro come organizzazione di ricerca, su quanti soldi vengono spesi per le armi, e tutti questi soldi che vengono spesi per le armi potrebbero risolvere tanti problemini, come per esempio anche noi che abbiamo il problema degli immigrati. Se non ci fossero chi fa stragi, chi distrugge, chi butta bombe, magari quelle persone rimarrebbero lì al loro posto e farebbero qualcos'altro per migliorare la situazione loro, no? Invece poi vengono cacciati a destra e a sinistra. Ma queste sono anche gli immigrati sono anche bombe sociali, cioè, quindi chi il potere ancora adopera le bombe per far scappare le persone, perché poi creino problemi negli altri stati e creino le contraddizioni negli stati in cui sono spinti ad andare, no? E l'osservatorio qui spiega un po' quanti soldi vengono spesi soprattutto dai paesi dove sono, diciamo, caldi, dove ci sono guerre in atto, tipo la Libia, in Medio Oriente, ma anche in Arabia Saudita, anche perché le guerre oggi sono quasi tutte per procura. Cosa vuol dire per procura? Vuol dire che l'Arabia Saudita finanzia gruppi armati in Siria per determinati interessi e viceversa. E dice l'osservatorio, prendo i dati dell'osservatorio, che dal 2005-2012, dice Giorgio Beretta, che tra l'altro è il presidente, porta anche il nome, il cognome di una nota marca di armi, dice: nei 7 anni presi in esame, le autorizzazioni dei governi ad esportare armi in Libia, cioè di tutti i governi UE, sono state di 431,7 milioni di euro. Per la Francia 375,5, per l'Italia 161,8, per la Germania 95,9 milioni, per la Germania 22,9 per il Belgio. Quindi se noi facessimo un po' il conto di quanti milioni vengono spesi per le armi, forse dovremmo un attimo pensarci. Ma anche questo poi, se ci sono chiarimenti, domande, andiamo avanti. Ma questo, per esempio... Sì, no, ti stiamo ascoltando. Io ricordo solamente, per chi si fosse sintonizzato, che questa è Radio Piper Fontana Fredda, che modula sui 93.8 e 88.800 per tutto l'Alto Adriatico, in stretta collaborazione con il circuito network Radio Sirius TV di Treviso. Dunque, Giovanni... un esempio, l'ultimo, sì, il 5 aprile, questo è un articolo di Repubblica del 5 aprile del 2016, dove la Finmeccanica vende 28 Eurofighter Typhoon al Kuwait per una commessa di aggirabile intorno ai 3-4 miliardi di euro, no, al Kuwait. E c'è la nostra ministra, il ministro della difesa Roberta Pinotti, e il suo analogo, che firmano questo contratto di vendita. E se sentiamo Moretti, il presidente Mauro Moretti, presidente della Finmeccanica, dice che questa è una, si ritiene un gran successo industriale per Finmeccanica e per l'intero sistema paese, perché questo dà lavoro, questo permette ad avere persone che lavorano per questi strumenti di guerra, di distruzione e via dicendo.
e siamo, dovremmo essere anche contenti che succeda questa cosa, perché ci sono pochi e questo contribuisce all'aumento magari del PIL, mentre noi avremo bisogno di distruggere, avremo bisogno di costruire, di trasformare questo, ma non solo il nostro paese, ma in generale, no, questo sistema. Vediamo, non ci sono soldi per le pensioni, non ci sono soldi per la sanità, non ci sono soldi per il territorio che va ormai degradando, consumandosi, perché lo vediamo con le ultime cambiamenti climatici, non ci sono soldi per questi, e siamo contenti perché 3 o 4 miliardi di euro, una commessa per 3 o 4 miliardi di euro per la vendita di armi, cioè questi Eurofighter, che poi sono andato a vedere cosa sono. Sono super tecnologici, vanno a 8 Mach, cioè 8 volte il suono, portano non confetti nella loro pancia, ma portano missili aria-aria, hanno montato cannoni da combattimento, eccetera. Questo, no, dovremmo essere orgogliosi di avere questo grande successo industriale per il sistema paese. Io sinceramente non sono tanto orgoglioso di questa cosa, non sono tanto orgoglioso che le armi che noi vendiamo poi alla fine creano un sacco di diseredati, di persone che fugge dalla guerra, che fugge da quelle distruzioni, da quei massacri, no? E viene qui, e poi noi in qualche modo ultimi viviamo le contraddizioni che le nostre armi hanno creato. Per cui, per avere 3 o 4 miliardi di euro di profitto, che poi sappiamo come viene distribuito il profitto, non viene tanto dato ai lavoratori perché si va a stringere il salario, ma il profitto viene dato a chi? Agli azionisti, che a loro interessa che gli venga strappata la cedola, e quindi loro hanno i loro soldi, e tu come ultimo, noi come ultimi, no, viviamo queste contraddizioni, perché poi l'extracomunitario ti arriva a casa, a te non c'è non ti danno assistenza perché dicono che non ci sono più soldi, perché vengono dati per gli extracomunitari, e questo crea, no, tutta una serie di ideologie che ben sappiamo, no? Sembra che tutto il male provenga dagli immigrati, no? Perché loro vengono del nostro territorio, dovrebbero rimanere lì a prendere cosa nel loro, a prendere le bombe che gli mandiamo noi, gli sganciamo, facciamo sganciare noi con le nostre armi, che sono anche molto sofisticate e tecnologiche. Ecco, queste sono le contraddizioni di questo sistema che non si abbassa niente, è morale. L'ho letto prima quello che avevo scritto sulla morale. Perché? Perché si trova morale che Moretti possa dire che è un grande successo industriale per Finmeccanica a vendere le armi. Troviamo morale che il nostro ministro della difesa Roberta Pinotti, magari sorridendo, metta la firma su questo accordo, no? Per la vendita di queste armi al Kuwait. Ma non solo, ma troviamo morale, e poi ogni tanto ci scandalizziamo, troviamo morale che le tangenti di Finmeccanica, che sono stati condannati, qua è un articolo del giornale del 7 aprile di quest'anno, no? Che gli ex amministratori delegati Orsi e Spagnolini vengano condannati per una corruzione internazionale per la vendita di armi all'India, no? Oggi c'era riportato poi, tra l'altro, sui giornali la conferma della condanna di questi due amministratori delegati. Quindi i giornalisti, no? Ecco come si crea la cultura e l'ideologia, no? I giornalisti giustificavano, no? Cioè, si allarmavano di questa cosa, che si sono raffreddati quindi i rapporti tra India e l'Italia, perché l'India
Il ministro ha detto, ha messo il bando Finmeccanica come fornitrice di armi per l'India, e allora il giornalista tentava di giustificare che forse questa è una ripicca per i nostri marò, che per quello che è successo dei sì. nostri marò, eccetera. No, quindi si trova morale che di giustificare questa cosa, o si trova beh, dai, insomma, in fin dei conti cos'è stata, un po' di corruzione, adesso ci siamo messi in riga, e quindi continua a chiedersi armi, e continua India, no, continua a comprare armi da noi, e questo fa cultura, questo fa etica, perché quando si giustifica o si minimizza, no, la vendita delle armi, perché anche nostre, perché lo fanno tutti, per esempio, quando dicono, beh, insomma, in fin di conti, se non le vendiamo noi, le vendono gli altri paesi, invece di indignarci questa cosa, no, tentiamo di giustificare, va bene, l'hanno venduta loro o lo vendiamo noi, o come, per esempio, le ho sentito dire ancora, le tangenti di alcuni gruppi che lavorano all'estero, le tangenti vengono date per accaparrarsi le commesse, e quindi si giustifica, lo fanno tutti, è una cosa normale, eccetera. No, non, ecco, questo, no, che non ci indigna più, la morale, no, che non esiste più. Morale etica, no? Se ne vanno, perché tutto viene basato sul profitto, più sì. soldi noi facciamo, e più non noi, ma chi vende questi prodotti di distruzione di massa, no? E più trovano anche pennivendoli, trovano anche persone che sostengono la loro tesi. Noi sappiamo benissimo che chi ha soldi è anche i migliori avvocati che li possono mettere in tribunale, e tutte queste cose. Ecco perché quando citavo Marx, no, sull'ideologia tedesca, dice che le classi che dispone di mezzi di produzione materiale dispone con ciò in pari tempo di mezzi della produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso sono assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi di produzione intellettuale. Quindi noi che siamo, a noi ultimi, io mi considero uno degli ultimi, come tanti altri, non abbiamo i mezzi di produzione intellettuale se non una chiave di lettura che ci viene data da un modo di vedere, no, questa società. Anche noi siamo colpiti, ma anche noi a volte cadiamo su certe cose, soprattutto se, per esempio, ci toccano il posto di lavoro, no? Ci toccano il salario, e che è l'unica nostra fonte di sustentamento. A volte anche nei nostri giudizi siamo un po' titubanti, no? A dire, ma sì, ma se mi licenziano che cosa faccio? E questa l'abbiamo vissuta anche personalmente, su chi lavorava con me, sulle contraddizioni, se il petrolchimico deve chiudere perché inquina, ma le contraddizioni non le ho vissute solo io, le vediamo anche nell'Ilva di Taranto, tutte quelle fabbriche che sono nocive, no? Cioè, sono gli operai contro la popolazione che fuori, che viene inquinata e che non vuole ammalarsi, insomma. Allora quello in fabbrica dice, ah, non interessa, no, di questo, o minimizza, dico, no, ma non preoccuparti, non c'è niente, no, non, per queste cose qua tutto sotto controllo. Ma ne potremmo dire tantissime. Faccio un esempio, qui nel Basso Piave ormai quasi tutto il territorio agricolo viene trasformato in vigneti. Bene, voi immaginatevi quando adesso in primavera, fra un po', inizieranno a irrorare le viti di veleno, no? L'aria che respiriamo noi sarà piena di veleno, no?
E chi avrà il coraggio poi di dire ma basta tutto questo veleno in aria, perché poi viene polverizzato, no? E ce lo respiriamo e chissà cosa ci procurerà. Perché i contadini, gli agricoltori avranno dei grandissimi interessi, hanno investito tantissimo in una trasformazione del territorio da mais a colza, l'hanno trasformato in vigneto. Ma sì, ci sono tanti di quei vigneti costruiti nuovi che fra un po' qui già hanno inquinato completamente l'acqua con i diserbanti, eccetera. Non so, avete letto anche voi, no? Quanto l'acqua sia inquinata, ma adesso ci si prospetta anche non solo l'inquinamento dato dalle auto PM10, ma delle micro polveri, no, o microparticelle, per quando si va a dare il veleno alle viti, insomma, sì. Quindi all'acqua. Non so se voi ne avete pensato, se avete pensato a queste cose. Ci pensiamo, guarda, queste notizie purtroppo sono sulla cresta dell'onda, tra altre cose. Io aggiungo anche, per esempio, chi è che va ancora a fare il bagno va a dire a te, alla gente, attenti a fare il bagno in Adriatico, perché a suo tempo con la guerra in Kosovo gli aerei NATO hanno lasciato cadere delle bombe ad uranio impoverito che non sono esplose. Poi nei fondali queste bombe col tempo, questi ordigni bene o male fanno la ruggine, si corrodono, l'acqua salsa fa il suo processo e poi queste sostanze vengono fuori. Allora ecco, anche questo qua, addirittura potremmo arrivare a dedurre che il denaro ti porta ad una autocensura. Non puoi dire addirittura certe cose, perché altrimenti, appunto, ecco, insomma, voglio dire, regna il caos su questo pianeta se non viene rivisto un po' tutto. Ecco, così non si può andare avanti. Giovanni, noi siamo oramai fuori tempo massimo, però io chiedo un minuto, ma proprio un minuto solo, alla regia, se puoi dare un messaggio ai giovani, a quelli che sarebbero un po' i nostri figli, insomma, ecco, cosa ti senti di dire? Poi andiamo in chiusura. Sì, io mi sento di dire di non, quei giovani che magari ci ascoltano, di non fermarsi al superficiale e di andare guardare sotto, no, l'apparenza, e trovare qual è il bandolo della matassa, che è quello che queste regole sociali che viviamo noi, dove si regge questa società, vanno cambiate al più presto possibile, altrimenti ne vale la pena, ma non solo della nostra, del pianeta, ma della nostra vita come specie. E non siamo molto lontani, purtroppo. Io magari sono anziano, senza magari, no? Egoisticamente potrei dire ormai sono quasi arrivato alla fine, però i cambiamenti climatici, l'inquinamento, queste contraddizioni che ci sono sempre più grandi, o abbiamo la forza di cambiarle, e io ho molte grandi speranze sui movimenti tipo qui Wall Street, o altrimenti soccombiamo e arriviamo a una deriva che poi non riusciremo più a raddrizzare. Quindi dobbiamo cambiare queste regole sociali, non più una società basata sul profitto, ma su altri parametri, che è quella, una società basata sulla specie umana che produce e vive in armonia con l'ambiente. Questo deve essere il parametro che governa una società diversa. Bene, allora intanto grazie al dottor Giovanni Giaulin, che ricordo esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva multimediale, e ti aspetto ancora a questa trasmissione a Pianeta Oggi Menti nel Mondo, per sviluppare altri argomenti sempre poi legati a questo filone che abbiamo approfondito questa sera. Ringrazio alla regia
a Fontana Fredda Paolo Gavasso per tutto l'arrangiamento. Ringrazio alla regia centrale in Treviso Rosario Moreno, che ci ripete gratuitamente anche sul suo network Radio Science TV, Radio Science Televisione, radioscience.it, il sito internet per andare a vedere e anche ad ascoltare i programmi. Da Massimo Bonella è tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana, grazie per averci seguito ed ora linea alla programmazione musicale. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.